Amici carissimi del canale Lupus The Second Side, buonasera, ben ritrovati all'interno di Football Manager 2021. Proseguiamo la nostra carriera abbastanza interessante ed intrigante con il Catania. Siamo alla sesta giornata e siamo messi abbastanza bene, nonostante i 4 punti di penalità che abbiamo per l'appunto vaporizzato in un nulla. Siamo con 10 punti, potremmo essere a 14 punti, quindi quarti al posto della Ternana. Abbiamo tra le altre cose anche una partita in meno rispetto alla Ternana e due in meno rispetto al Palermo, quindi teoricamente noi potremmo essere in questo momento a 16 punti, quindi a 3 punti solidi di distanza dalla vetta. Il calendario prevede adesso delle partite molto interessanti. Abbiamo la Vibonese in casa e la trasferta contro il Palermo, quindi giornata derby. Andiamo direttamente al pre-partita di Catania Vibonese. La giornata numero 7 per noi si apre con proprio Catania Vibonese. Tutte giocano alle 15, anzi, tre partite alle 15: Catania Vibonese, Paganese Bari, Viterbese Ternana. E poi abbiamo alle 17 Bisceglie Monopoli, Catanzaro Turris, Cavese Palermo, Potenza Avellino, Teramo Virtus Francavilla. Veniamo da una vittoria molto interessante, 3-2 ad Avellino, partita pazzesca perché stavamo vincendo 3-0, non so come cavolo abbiamo fatto a farci fare due gol nel giro di 5 minuti, però va bene, perdiamo purtroppo il nostro portiere Confente, al suo posto andrà probabilmente Martinez, anzi no, Santurro. Quindi situazione cambiata, sì, no, no, sì, alla fine siamo messi abbastanza bene con Santurro tra i pali, Pinto, Clayton, Tonucci, Pellegrini in difesa. Clayton e Tonucci, come potete ben vedere, hanno raggiunto un certo livello di affinità, ma è questa la coppia che abbiamo. Poi abbiamo Tabi come regista arretrato, Mazzarani, Izco, Piccolo e Mausso, Reginaldo. Izco, secondo me, può fare tranquillissimamente il centrocampista di quantità e quindi io lo toglio, se no, direttamente centrocampista a difendere. No, preferisco, ecco, fare così, molto bene. Mentre invece Mazzarani va benissimo anche così. Ok, quindi qua non dovrebbero esserci problemi. Va bene, quindi andiamo direttamente a vedere anche la formazione della squadra avversaria, che è la Vibonese. Ci abbiamo giocato neanche 2 giorni fa nella realtà, il Catania ha vinto 2-1. Marson, Franchini, Sciacca, Bachini, Maurus, Vitiello, Pugliese, Laribi, Bezzicchieri, Spina e Plescia. L'autore del gol del 2-1 è stato proprio Plescia, mentre invece nel Catania hanno segnato, non c'è Mazzarani, non c'è, ha segnato Welbeck, che non abbiamo qui, incredibilmente. Ha segnato Welbeck e l'altro gol l'ha fatto Pecorino, che in questo momento è infortunato. Andiamo negli spogliatoi, ragazzi, sempre come al solito, voglio la vittoria con grande carica e si parte. Subito la Vibonese che attacca con Franchini, Pugliese, appoggia ancora a Franchini che crossa al centro questo pallone che con un Sofia solo a saltare, nessuno ci va, ci vado io. Vedo che il primo tempo se ne sta andando mestamente con praticamente nulla di fatto, vediamo che cosa succede. C'è più Vibonese in campo che Catania, anche se il possesso palla è del 74% nostro, però sono loro che fanno le azioni e noi che stiamo lì a guardare, come in questo momento Pugliese che si imbola, perde per un attimo il pallone, lo prende Spina che crossa, mette al centro, Pescia, ci ha provato e già siamo a 2 volte. Negli spogliatoi sicuramente non possiamo essere contenti. Quello che ho visto finora non mi soddisfa per niente. Mi metto le mani così. Non mi è affatto piaciuta la vostra partita. Mi pare che adesso è il momento di suonare il gong e di svegliarci. Secondo tempo. Fattore campo lo dovremmo sfruttare al massimo. Anche perché in casa l'ultima partita che abbiamo vinto per, se non sbaglio, 1-0. L'azione ancora è viva, abbiamo Piccolo che riceve questo pallone. Piccolo però oggi sta giocando sull'auto di sinistra, probabilmente adesso lo rimetteremo sull'auto di destro. Ancora Izco, Mazzarani per Tabi, proviamo a trovare un pertugio, lo proviamo adesso, attenzione, la conclusione di Mazzarani bloccata in calcio d'angolo, vero peccato. Però ancora siamo lì con Piccolo alla battuta del corner al centro dove non ci sta nessuno. Facciamo un attimino questo cambio. Piccolo per Mausso. Avvicendamento di fronte.
Reginaldo sta giocando veramente di cacca, quindi ci fermiamo un attimino. Reginaldo, mettiamo anzi Sarau al posto suo. Non so che cosa stia succedendo a Reginaldo, cioè, ha partite molto ma molto strane. Cos'è, piccola la battuta, calcio d'angolo, attenzione, la traversa, però era fuori gioco, era fuori gioco, sì. Ancora piccola bandierina, la Vibonese che sta provando a resistere. Il Catania adesso che in questo secondo tempo ha messo una marcia in più, piccolo alto sopra la traversa, questo già era subito previsto e controllato. Ancora il Catania con piccolo da tre quarti, batte al centro, Clayton sopra la traversa, niente da fare, tattica offensiva, mettiamoci un po' sull'offensivo, questa è una partita se la vince, ragazzi. Ci sono cacchi che tengono. Ancora piccolo, adesso vedete che la situazione è cambiata con il cambio di ruolo, di fascia. Mazzarani allarga tutto a sinistra per Emmaus. Emmaus potrebbe mettere al centro, invece appoggia a Pinto che arriva sulla tre quarti, sul versante sinistra. Ancora Emmaus al centro, punta Pin che non ha visto protagonisti nessuno delle maglie rossazzurre. Ancora Tabi, piccolo per Pellegrini. Cambiamo completamente fascia sull'out di destra. Pellegrini mette al centro, sempre sopra la traversa. La partita se ne sta andando mestamente, però attenzione, piccolo al centro, il gol di Clayton! Stavamo proprio per dire, signori, che stavamo giocando di merda! E ci pensa un difensore! Guardate qui, alle spalle di un incolpevole, anzi più che altro si è fatto fregare sul suo palo. Ah no, ma che è fuori gioco? Ah, fuori gioco al limite, ragazzi. Chi se ne frega dei limiti? Il Catania conduce per 1-0 quando mancano ormai 2 minuti, 1 minuto. Finisce così per un altro ennesimo 1-0 per noi. Alla fine fanno 3 punti, 1-0, 2-0, 3-0. Vittoria o meno, la prestazione è stata orribile, dobbiamo rifarci. Sono tutti positivi, però la vinciamo, signori. La vinciamo. E il Catania adesso è lì, sempre lì, non si è mosso perché tutte le altre hanno fatto le loro porche figure. E quindi elogiamo Clayton per un gran gol che ci ha portato a 3 punti, signori. E adesso c'è il derby Palermo-Catania, signori. Accendete i motori, mettetevi le cuffie, sintonizzatevi su tutte le prime reti. Ci vediamo nella prepartita. Prima di fare ciò però diamo letture della giornata di oggi, che vede il Palermo sconfitto contro la Cavese. Catania 1, intanto Vibonese 0, Paganese 1, Bari 2, Viterbese 0, Ternana 2, per questo hanno vinto tutte quelle là sopra. Bisceglie Monopoli 0-0, Catanzaro Turis 2-0, Cavese Palermo 3-2. Potenza Avellino 1-0, Teramo Virtus Francavilla 4-1. Classifica, come vedete, al momento vede il Catanzaro in solitario con 22 punti che sta prendendo anche una bella volata, però c'è un Bari con una partita in meno, il Catania con una partita in meno, ma il Catania in questo momento non farebbe testo contro il Catanzaro, sono sempre 6 punti di distacco, quindi c'è una bella situazione, però il Palermo perde qualche posizione. E adesso sicuramente si vorranno rifare contro di noi, noi cercheremo di impedirglielo. Avellino Viterbese, Palermo Catania, Vibonese Potenza, Virtus Francavilla Cavese, Foggia Bisceglie, Monopoli Teramo, Ternana Casertana e Turris Juve Stabia. Mi tolgo gli occhiali perché c'è il riflesso della luce che ce l'ho sparata in faccia. Ora ci vedo anche di meno, però va bene. Giochiamo alle 18.30, quindi proprio papele papele adesso. Formazione che vince, non se cambia. Reginaldo, oddio, io Reginaldo qualche... Va bene, lasciamo stare, comunque si sta creando anche un'intesa tra Tabi e Izco e io non la voglio toccare. Andiamo molto più equilibrati, con uno spirito diverso. A Palermo la formazione rimane comunque uguale e si va. Andiamo alla lettura della formazione del Palermo. Palermo neopromossa comunque sia dalla Serie D, ma è sempre una squadra di un certo livello. Stankovic, Almici, Somma, Marconi, Calafiori. Quest'altro sei il Calafiore della Roma, ma non penso. Odier, ex Catania, Bro, Palazzi, Canutè. Signor giocatore, Valente, Raspadori. Signori, questi hanno una squadra come si deve. Secondo me hanno una squadra proprio per salire. Comunque, braccia, mani in tasca, mani insieme, punta il dito. Ultimamente sono andati bene, continuiamo così. Insomma, sono tutti quanti un po'... Non hanno battuto ciglio. Non c'è il pubblico delle grandi occasioni qui a Palermo, ma chi se ne, per noi è partita fondamentale, che parte proprio in questo momento. Un primo tempo che si sta concludendo ancora una volta sui binari di un pareggio 0-0. Noi siamo abituati a questo genere di
di situazioni. Comunque io firmerei per un pareggio qui a Palermo, ci mancherebbe altro. Non mi soddisfa per niente, allora rimettersela tutta, signori, meritiamo di vincere l'incontro. Entriamo in campo. Siamo quindi al 60esimo, facciamo questo avvicendamento al solito, facciamo uscire Reginaldo, entra al suo posto stavolta Gatto, che è motivato. Siamo all'83esimo, facciamo uscire anche a questo punto Mariano Izco, ormai ci stiamo avviando verso questo genere di risultato, entra Rosai al posto suo. Non si è fatto nulla in questa partita, signora. Attenzione, perché forse arriva il momento della ladroneria. Siamo al 90esimo e si sta illuminando un'azione. Chissà di chi è. Attenzione, del Catania, Kevin Biondi, a tu per tu col portiere. Kevin, lo schiavetto, signori! Mi fa lo schiavetto! Mi ha fatto lo schiavetto al 91esimo a Palermo, signori. Non ci sto credendo, madonna mia! Ero convinto che ce la rubassero, invece l'abbiamo rubata noi. Guarda quello che cosa va a fare. Avevo detto, un giovane di grandi speranze, mi va a fare il gollonzo a Palermo. E cala tutta la curva, signori. Finisce in tripudio. Finisce in tripudio questa partita. Un'azione in tutta la giornata. E mi va a fare il gollonzo, signori. Ma fantastico, ma io me li rimetto gli occhiali, ma chi se ne frega dei riflessi qua? Mani insieme, anzi, hands on zip, mani in tasca. Ma non c'è uno un pochettino più... Ma ben fatto, signori. Ma vinciamo un derby allucinante, senza fare un cacchio. Guardate lì che cosa sta a fare la curva del Catania. E il Catania, signori, mestamente si butta in una posizione di alta pretesa. Siamo a 16 punti. Ma con i 4 punti in meno ne avremmo avuti 20 in questo momento e saremmo stati proprio lì secondi. Ma un gran Catania, signori miei. Vinciamo un derby straordinario. Ma questa è la giornata più felice del mondo. Vincere il derby a Palermo per un catanese è la vita. Partecipiamo alla conferenza stampa. Tutti positivi. Tutti positivi. Ma che ci stiamo a fare lì? Signori, questa giornata è un tripudio. Adesso con la Virtus Francavilla cerchiamo una conferma, siamo in casa e ce l'andiamo a giocare con un certo stile. Juve Stabia Bari ad anticipare la giornata 0-4, questo è un risultato pauroso, che il Bari ovviamente è lì, ma raga, non c'era molto da dire su questo. Quei 4 punti iniziali, sicuramente, ragazzi, e li potremmo anche pagare alla fine, è uno sconto. Uno sconto che potremmo pagare. Piccolo non si sta allenando bene, quindi molto in dubbio Piccolo per la partita contro la Virtus. Bisceglie, Duris, Catanzaro, Paganese, Potenza, Palermo, Casertana, Avellino, Catania, Virtus, Francavilla, Cavese, Monopoli, Teramo, Foggia, Viterbese, Bibonese. Bisceglie 0, Duris 2, Catanzaro 3, Paganese 0. Il Palermo, signori, continua a perdere. Perde anche a Potenza. E signore, si piazza al quarto posto, ma c'ha addirittura due partite in più rispetto al Catanzaro primo e tre in più rispetto al Catania, che è sesto momentaneamente. E adesso tocca a noi. Scelta veloce, ma io Piccolo però non lo farei giocare. Intanto togliamolo al posto di Emausso e Piccolo, che è un po' così. Facciamo esordire il nostro nuovo gingillino tipo Persin al suo posto. O Kevin Biondi, confermato Kevin Biondi da quella parte, al posto di Emausso. Mettiamo Khalifa Manè, ma non è proprio il suo ruolo. Invece è quello di Gatto. Quindi facciamo giocare Gatto e non diciamolo che l'abbiamo nel sacco. Attaccante esterno ad attaccare. E Catania ritorna in casa dopo questa splendida trasferta vittoriosa nel derby di Palermo. Attenzione, Tabi, battuta del calcio d'angolo. Crispino vola. Non capisco perché ha menzionato questa azione. Forse perché ancora non è finita. Vediamo che succede. Vorremmo un Reginaldo però più operativo, signori, eh. Attenzione, dall'altra parte, Sperandeo. Catania Cattaro. Tabi, vedete che si sta cominciando a risvegliare. E c'è il Reginaldo che è lì, non lo so, lo vedo poco reattivo. Munzella. Potrebbe perdere il pallone attaccato da Kevin Biondi. Invece no, attenzione, Perez, la conclusione con la parata di Centurio, ma era tutto fermo in fuorigioco. Siamo al 36esimo, signori, di questo primo tempo tra Catania e Virtus Francavilla, 0-0, Nunzella, pressato ancora da un ottimo Biondi,
Giannotti potrebbe girare, appoggiare a Franco per Vasquez di prima, allarga ancora a Nunzella, Nunzella pressato, attenzione a non farlo crossare, non così facile, riparte allora il contropiede dall'Oio, appoggia di piatto per Gatto, Gatto ancora, potrebbe darla dall'altra parte e sì, arriva Biondi, Biondi l'autore dello scavetto, ma Biondi è diventato un fenomeno! 1-0 signori, Kevin Biondi, passaggio illuminante di Gatto che con la coda dell'occhio l'aveva già visto e guardate qui, Biondi non perdona, 2 su 2. Aspettiamo che finisca il primo tempo, ancora Biondi allarga per Reginaldo, Reginaldo solo davanti al portiere del 2-0, il bomber. Riguardiamo questo gol, ora faremo uscire, infatti guardate che scatto e bella palla di Dall'Oglio per Reginaldo che la mette sul piattone e la appoggia alla destra del portiere. Finisce il primo tempo, tutti felici. Continuate così, andrei io a sostituire a questo punto Mariano Izco, al suo posto entra proprio Rosaia. Mazzarani non è proprio in forma, lo recuperiamo alla prossima, tranne al secondo tentativo. Sperandeo, ancora Nunzella, giocato bene Vasquez, anche lui, il Catania però è un'altra cosa oggi. Tonucci, Pellegrini, ancora Tonucci, guardate come giochiamo, cominciano a partire gli olè, madonna mia, Gatto di prima, mamma mia, se avesse segnato ragazzi, se avesse fatto questo gol sarebbe stato fantastico signori. Allarga malissimo questa volta, attenzione, attenzione perché parte in contropiede Perez, è solo contro Santurro, Perez, la grande parata di Santurro. Tonucci la butta in angolo dopo che abbiamo cincischiato un po'. Dovrebbe appoggiare a sinistra per la corrente Pinto che arriva come un falchetto, mette al centro Persi nella traversa, signori sarebbe stato un tripudio, quest'uomo sarebbe entrato nelle mie grazie, ma già così va bene. E finisce 2-0, signore, non subiamo gol, li facciamo, non li subiamo. Sono davvero felice del risultato e della prestazione. E andiamo avanti con l'ultima partita del nostro video di oggi. Guardate dove è il Catania, terzo posto, dove ci sono le squadre che contano. E come vedete, signori, non c'è un minuto di pausa, perché proprio a distanza di 2-3 giorni si gioca una partita dopo l'altra. Bari Bisceglie, Derby, Foggia Cavese, Monopoli Catania, Vibonese Casertana, Virtus Francavilla, Potenza, Avellino Ternana, questo è un big match, Paganese Juve Stabia, Palermo Viterbese, Turris Teramo. E questa è una partita, signori, complicata, perché il Monopoli è un avversario tosto, come vedete noi abbiamo delle assenze non indifferenti, manca Pellegrini, manca Izco, però recuperano Mazzarani, recupera Piccolo che va subito al suo posto, Reginaldo lo confermiamo, noi andiamo con la mentalità equilibrata fuori casa per non essere troppo presuntuosi e Persin si prende la sua parte di campo, oggi giocherà in difesa e vediamo cosa succede, perché qui ci è perso anche pesantemente un paio di anni fa, abbiamo perso 5-1, 5-0, non mi ricordo, ma abbiamo quest'anno vinto 1-0. Ancora persi in protagonista, vincente, vicente, Dall'Oglio, Mazzarani, gestiamo bene, Piccolo, proviamo a provare il portuggio, vicente, ancora a sinistra per Pinto, al centro per Emmaus, ancora Pinto, fatti fare il fallo, Pinto mette al centro, attenzione, non arriva Piccolo che però la va a recuperare, mette questo pallone insidiosissimo ed Emmaus, seconda rete per lui, Catania in vantaggio dopo 19 minuti, 1-0 a Monopoli, azione elaboratissima, non è riuscito a colpire Piccolo, allora Piccolo fornisce l'assist perfetto per la testa di Emmaus, lì il portiere un po' a far palline. Ora Persin, Piccini, Vicente, Persin perde questo pallone malamente, di Reginaldo, ancora Vassallo, il Monopoli che cerca di elaborare un'azione, allarga molto bene, esce però Santurro, dovrebbe arrivare facile su questa palla, amministrare, appoggia Clayton, attenzione non perdiamo palla lì, palla sparacchiata lontano dove non c'è però nessuno, attenzione Emmaus che oggi sembra indemoniato, mette al centro per Reginaldo, 2-0 Catania,
ed è la quarta rete per lui. Ma il portiere libero, signori. Intanto fa Lowe, che cacchio ha combinato. Ma guardate Maurusso, signori. Appoggia benissimo Reginato, che di prima, di destro, alle spalle di un colpevole Menegatti, che poteva fare sicuramente di meglio. Ma Catania 2, Monopoli 0. In chiusura ancora il Catania, che ci prova. Una sbaffatura difensiva da parte del Monopoli. Persin, oggi per la prima volta titolare, appoggia piccolo. Mazzarani, Dall'Oglio, larga ancora per il Roscio. Mazzarani, di prima, piccolo, benissimo per Persin, gioca benissimo questo Catania. Persin al centro e Maurusso! Poteva coronare un'azione splendida, peccato. Finisce il primo tempo con un Catania che non ha assolutamente demeritato nulla. Molto bene. Ci si avvicina mestamente all'ennesima vittoria consecutiva del Catania, perché in questo video non ne abbiamo persa una. Le abbiamo vinte tutte e non abbiamo subito neanche un gol, signori. E ancora piccolo qui che si circunnaviga tutta la metà campo. Persin, bella prestazione per lui. Addirittura si permette anche il colpo di tacco. Giosa per Menegatti. Monopoli comunque non pervenuto. Non l'abbiamo proprio visto nella nostra attenzione. Reginaldo, qui ancora tu per tu. Reginaldo. Madonna mia, prende l'incrocio dei pali. Che botta di Reginaldo, signori. Ripeto, Monopoli non pervenuto quest'oggi. Finisce la partita e Catania la vince 2-0 in maniera impeccabile. Sono molto felice. Bene, così. Vediamo la situazione relativa. Imbattibile, abbiamo pure sbloccato. Vediamo situazione, quindi risultati e classifica. Bari Bisceglie 4-1, Foggia Cavese 1-0, Monopoli 0, Catania 2, Viterbese 0, Casertana 0, Virtus Francavilla Potenza 0-0. Classifica in questo momento vede Catanzaro a 25 punti, Bari 24, Catania 22, ma con una partita in più rispetto a queste due, e Ternana 19 assieme al Palermo, Juve Stabia 17 con il Teramo, Potenza Monopoli 14 punti, Foggia 13, Bisceglie 12, Avellino e Virtus Francavilla 11, Viterbese 9, Vibonese 8, assieme a Casertana, Paganese e Cavese. Chiude la Turris con 6 punti. Signori, grazie mille per essere stati in mia compagnia. Al solito, se il video vi è piaciuto, cliccate quel pollicione in su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, campanellina per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!